Buonasera e bentornati a Salute ai Raggi X, ultima puntata per questa prima stagione di una trasmissione che ci ha dato, a noi di Teleregione, davvero tante soddisfazioni. I ringraziamenti li farò dopo, chiudiamo in bellezza e assolutamente in eccellenza, ma è un target, diciamo, che abbiamo cercato di seguire per tutta la stagione. Do il benvenuto negli studi e lo ringrazio davvero di più, perché è proprio nei nostri studi in presenza, al dottor Umberto Benedetto. Buonasera, dottore. Buonasera, Rita. Buonasera, grazie dell'invito. Lui, adesso spieghiamo perché ringrazio in più per la presenza, perché il dottor Umberto Benedetto è il direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia dell'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti e ha voluto essere negli studi di Campobasso perché si parla meglio in presenza, assolutamente, no? Assolutamente. E poi il Molise è vicinissimo all'Abruzzo, quindi diciamo che siamo regioni gemelle o fraterne, quindi mi ha fatto piacere essere adesso qua in persona. Adesso cugini perché separati, ma diciamo che intanto la televisione ci ha già riunito. Esattamente. Ci ha già riunito perché insomma le TV molisane si vedono anche in Abruzzo e viceversa con le abruzzesi in Molise. E quindi insomma abbiamo voluto, ci abbiamo messo qualche settimana in più con lei per organizzarci, proprio perché lei voleva essere negli studi e la ringrazio molto. Benvenuto. Grazie davvero. A voi. Benvenuto davvero. Stavo per dire, ci parli un po' di lei, ma poi glielo dirò. Intanto le dico che qualcosa di lei sappiamo, perché il dottor Umberto Benedetto, noi molisani, diciamo, ne abbiamo letto, ascoltato nelle nostre cronache, sia televisive che sui quotidiani online di carta stampata, perché è il cardiochirurgo che ha eseguito l'intervento che ha subito il presidente della regione Francesco Roberti, e anche il presidente ha parlato molto spesso di lei, poi quando gli è capitato di raccontare molto liberamente e tranquillamente della patologia che aveva superato, che ha superato, e quindi la conosciamo per questo. È come quando si dice il cardiochirurgo del Papa, lei è il cardiochirurgo del presidente. Vi ringrazio, è stato un grande onore per me e per la mia equipe prenderci cura del presidente, che ha avuto un ricovero in urgenza. È stato un paziente modello, non si è mai lamentato, ha sempre lottato per tornare il prima possibile a servire i suoi concittadini, e quindi è stato comunque un grande onore e un piacere vederlo ora essere tornato e lavorare per i molisani. Sì, assolutamente operativo, diciamo, ha fatto la giusta convalescenza e poi però si vedeva insomma che appunto non vedeva l'ora. Ma questo è anche un esempio del fatto che si può assolutamente fare, seguire il giusto percorso di riabilitazione e tornare ad una vita più o meno frenetica, insomma quella che ognuno di noi abbiamo. Certo, la cardiochirurgia è una chirurgia che dove si paga un prezzo iniziale, perché è una chirurgia pesante, che ha un impatto pesante sul corpo, però la cosa bella della cardiochirurgia è che una volta fatta, una volta superata la fase di recupero, si torna a pieno titolo alla vita di tutti i giorni, e se prima della cardiochirurgia dovevi tenerti perché il cuore non era al 100%, dopo la cardiochirurgia veramente puoi fare il doppio, il triplo di quello che già facevi prima. Quindi è una chirurgia che ridà il massimo della forza a chi la deve subire. Però prima di questo, chi è Umberto Benedetto? Dove ha studiato? Come gli è nata questa passione? Io mi sono laureata alla Sapienza a Roma e ho sempre avuto l'idea della cardiochirurgia. Non so bene perché, come è nata nella mia testa, però ho sempre portato con me questa passione, e quando poi ho dovuto decidere la tesi e la specializzazione, la scelta è stata praticamente facile, perché era l'unica cosa che veramente mi piaceva. Ho finito la specializzazione a Roma, sempre alla Sapienza, e poi sono passato un lungo periodo in Inghilterra, sono stato in Inghilterra 8 anni, durante questo periodo ho avuto la fortuna di lavorare a Cambridge, a Oxford, e sono diventato il corrispettivo di quello che è primario in Italia, sono diventato, diciamo, si è avuto la fortuna di diventare primario a 35 anni ad Oxford, poi mi sono mosso a Bristol come primario accademico, come professore, e nel mezzo della pandemia a Chieti mancava la figura appunto di primario con il titolo universitario. L'università mi ha contattato ed è stato un grande onore poter tornare in Italia a servire gli italiani, perché fare il medico è un po', diciamo, sì, comunque c'è un forte senso di appartenenza al popolo. Lei è un bel esempio di talento di ritorno, no? Se così vogliamo dire. Sì. Di cervello prima in fuga, ma, sì. Ma che poi è tornato, che è fondamentale. Quindi l'ospedale di Chieti è, diciamo, clinicizzato, cioè è esattamente gestito... c'è l'università che
gestisce diversi reparti e tra questi c'è la cardiochirurgia. Quindi a mezzo della chiamata universitaria è stato possibile coprire sia il ruolo universitario, quindi di docenza, e sia la parte clinica e di direzione della clinica. Allora, con lei naturalmente prima della trasmissione abbiamo chiacchierato un po', il campo della cardiochirurgia sarebbe vastissimo. Lei ha giustamente scelto, abbiamo scelto insieme, di focalizzare su quello che può essere più utile da divulgare a chi ci sta guardando, che magari a chi un problema ce l'ha avuto già o a chi non ce l'ha, ma saprebbe poi, magari ricordandosi di quello che ha ascoltato, anche individuare qualche segnale e qualche sintomo importante. Lei prima ci diceva che la cardiochirurgia ti fa pagare da paziente un prezzo molto alto all'inizio perché è pesante, ma poi puoi fare anche meglio quello che facevi prima nella vita, anche e soprattutto forse per la chirurgia mini-invasiva, che è un po' il focus di questa serata, no? Esattamente, la cardiochirurgia tradizionalmente è stata eseguita per molti anni attraverso l'incisione del torace lungo la linea mediana, e questo chiaramente determina una ripresa più lunga, proprio perché bisogna aspettare che l'osso si rimargini, che la ferita si rimargini, c'è un maggiore impatto sulla capacità respiratoria. Proprio per minimizzare il trauma chirurgico nei pazienti sottoposti a questo tipo di procedure, è stata sviluppata nel corso del tempo un approccio mini-invasivo che permette di eseguire gli stessi interventi che si eseguono a mezzo della stenotomia mediana, questo è il nome tecnico dell'apertura chirurgica toracica normale, però a mezzo di piccole incisioni, raggiungendo il cuore con degli strumenti dedicati e facendosi aiutare dall'uso di una telecamera che viene posizionata vicino alle strutture cardiache e che permette di proiettare sullo schermo appunto le strutture di interesse, con il chirurgo che non deve più guardare direttamente gli organi, ma che può guardare lo schermo ed eseguire i suoi gesti chirurgici con la stessa precisione. Beh, vedremo un po' di questi esempi. Quindi possiamo forse partire con le slide che lei ci ha preparato, in modo che vediamo anche visivamente la differenza tra chirurgia tradizionale intanto e chirurgia mini-invasiva. Se la regia ci... Eccoci qua. Ecco qua, questa questo... è una diapositiva che mostra appunto alla sinistra l'approccio tradizionale della cardiochirurgia, in cui c'è un'incisione, noi diciamo mediana, cioè che vuol dire al centro del torace, viene interrotto l'osso toracico, lo sterno, come vedete c'è un divaricatore traumatico che divide il torace per accedere alle strutture cardiache. Alla destra invece c'è lo schema della cosiddetta chirurgia mini-invasiva. Come vedete non c'è più l'apertura centrale del torace, ma si fa una piccola incisione, un piccolo accesso alle strutture cardiache, si utilizzano i vasi periferici per le varie canulazioni e con degli strumenti dedicati e con l'uso della telecamera si raggiungono le stesse strutture, evitando però l'apertura del torace. Ok, possiamo anche proseguire, credo, sì. Ecco, questo è proprio quello che lei ci diceva prima. Esattamente, anche qua questa è, diciamo così, l'immagine viva della chirurgia. A sinistra sempre la cardiochirurgia tradizionale con una grossa incisione, una grossa ferita che, come vedete, vedrà dalla base del collo fino all'inizio dell'addome, ed è una ferita che non solo è esteticamente compromettente, ma può anche infettarsi, e proprio perché al di sotto di quella ferita c'è l'osso sternale che deve rimarginarsi, ritardare di giorni e settimane il recupero. Dall'altro lato invece abbiamo un risultato della chirurgia mini-invasiva, in questo caso della chirurgia mitralica, dove come vedete l'incisione è passata da essere di 20-30 cm a 2-3 cm, è sotto l'ascella, quindi non si vede, non c'è stato in questo caso alcuna rottura dell'osso toracico, il paziente in quarta-quinta giornata può già tornare completamente alle sue normali attività svolte normalmente. Dunque, la differenza l'abbiamo, ecco, prima di andare alla valvola mitrale, ora naturalmente ci addentriamo, conosciamo meglio il cuore, perché si ammala e come lo ripariamo. Quindi diciamo vantaggi li abbiamo individuati tutti della chirurgia mini-invasiva. Vi chiedevo però il decorso post-operatorio, il tempo, se è lo stesso o più lungo rispetto alla chirurgia tradizionale. È estremamente più breve, perché questi pazienti, un paziente che ha una chirurgia tradizionale normalmente rimane dopo l'intervento
due giorni in terapia intensiva e intorno a una settimana in reparto, e comunque poi c'è un altro periodo di almeno 3 settimane di recupero che può essere passato spesso in casa di cure riabilitative. Invece la chirurgia mininvasiva ci permette, da quando siamo partiti con il programma mininvasivo a Chieti, appunto i pazienti vanno a casa anche in quarta giornata post-operatoria, vengono riaffidati subito alle cure, all'amore dei propri familiari, ed hanno un ritorno all'attività quotidiana assolutamente più efficace, più rapido e con un estremo beneficio sia per il paziente ma anche per la famiglia, diciamo così, che gli dà supporto. Certo, allora dicevamo conosciamo meglio il cuore, partiamo dalle valvole. La valvola mitrale, ora lei ci spiegherà che cos'è e perché è importante. Allora, all'interno del cuore, il cuore, come tutti sappiamo, è una pompa che deve pompare sangue dal cuore verso la periferia, quindi verso gli organi come il cervello, come appunto l'addome, come gli arti. Chiaramente, per dare questa direzionalità al flusso sanguigno, all'interno del cuore ci sono delle valvole che in condizioni normali permettono al sangue di andare in un'unica direzione. Le valvole principali del cuore sono la valvola mitralica, che è una valvola che connette, si dice, l'atrio al ventricolo, e la valvola aortica, che è la valvola che connette il ventricolo all'aorta, che è poi il vaso principale che porta sangue in tutto il corpo. Queste valvole, in condizioni normali, come dicevo, si aprono solo per far passare il sangue in una direzione e si chiudono proprio per impedire questo ritorno. Purtroppo, per diverse condizioni che possono essere sia acquisite che congenite, per esempio una valvola si può infettare, come la cosiddetta endocardite, oppure la valvola può semplicemente invecchiare, come la degenerazione calcifica senile della valvola aortica, smettono di funzionare in modo normale e possono ammalarsi in due sensi: o ammalarsi non aprendosi quando devono aprirsi, la cosiddetta stenosi, oppure non chiudendosi quando dovrebbero chiudersi, il cosiddetto rigurgito o insufficienza. E le due valvole cardiache principalmente coinvolte in processi patologici che poi danno indicazione a un intervento cardiochirurgico sono proprio la valvola aortica e la valvola mitralica. Possiamo vedere allora la prima slide che riguarda la valvola mitrale, è questa. Ecco, questa diapositiva mostra alla sinistra una valvola mitralica normale. Come vedete, la valvola mitralica è composta di due lembi, il lembo anteriore e il lembo posteriore, e questi lembi sono attaccati al muscolo cardiaco con delle corde che hanno proprio un effetto di paracadute, in modo tale che quando il cuore si contrae e quindi tende a spingere il sangue in avanti, queste valvole, questi due lembi si chiudono e questo sistema a paracadute mantiene la valvola bassa. Quello che può succedere è che per diversi motivi queste corde, questo sistema di paracadute si allenta, addirittura può arrivare a rompersi, la cosiddetta rottura delle corde tendinee. Per cui, quando la valvola si chiude, uno di questi lembi non ha più il sostegno del paracadute e quindi sbandiera dal lato opposto, causando un rigurgito di sangue nel lato opposto rispetto a quello che il sangue invece dovrebbe seguire durante il ciclo cardiaco normale. E in questo caso avviene il cosiddetto rigurgito mitralico, che è una delle patologie valvolari più diffuse, soprattutto oggi con la prevenzione della malattia reumatica. Circa 20 anni fa la patologia mitralica prevalente era la malattia reumatica, che è una malattia che nasce da un'infezione alle tonsille in età pediatrica a mezzo dello streptococco beta emolitico. Queste infezioni, prima non trattate proprio per la mancanza di diagnostica e di terapia antibiotica su larga scala, nel corso del tempo portavano al cosiddetto reumatismo cardiaco, cioè un Ah, ristringimento. sì. Oggi questa patologia è molto più rara proprio perché i nostri pediatri sono molto più aggressivi, sia nel riconoscerla che nel trattarla con l'antibiotico, e ad oggi la malattia mitralica prevalente è proprio il prolasso mitralico, Ah, la ok. rottura di corde mitraliche, che causa il rigurgito mitralico. E questa è una patologia che per fortuna può essere trattata senza sostituire la valvola mitralica, perché in fondo si sono solo rotte queste cordicine, ma la valvola può essere riparata nella stragrande maggioranza dei casi. Come ci accorgiamo di, ecco, parliamo di questa intanto, di patologia. Quali sono i sintomi, i segnali a cui stare attenti? Allora, la malattia mitralica può andare misconosciuta per tanto tempo. Infatti spesso incontro dei pazienti
al quale viene fatta una diagnosi occasionale, cioè occasionale vuol dire senza che si siano sentiti male, ma semplicemente facendo un esame di controllo. E molti dicono: ma come mai non se ne è mai accorto nessuno? Come mai il mio medico di famiglia non se ne è mai accorto? La verità è che la malattia della valvola mitrale può essere asintomatica per un lungo periodo di tempo. Quando è che diventa sintomatica? Quando il cuore a un certo punto non riesce più a lavorare sotto sforzo, con la valvola mitralica che non funziona, per cui va in affanno, e questo affanno si ripercuote sulla capacità funzionale del paziente, che comincia a presentare affanno per degli sforzi che invece in condizioni normali faceva normalmente. Quindi, per fare un esempio, un piano di scale che prima veniva fatto senza alcuna difficoltà, il paziente comincia a lamentarne difficoltà, a doversi fermare a metà scala e a dover ripartire. Quindi, accorgendosi di questa limitazione, si rivolge al medico che fa gli accertamenti necessari per arrivare alla diagnosi. Un altro sintomo tipico dell'insufficienza mitralica sono le palpitazioni. Le palpitazioni, perché il sangue va proprio in verso opposto, verso l'atrio, lo distende e, come sappiamo, l'atrio può presentare delle extrasistoli, addirittura proprio delle aritmie come la fibrillazione atriale, per cui compare il cardiopalmo, e dal cardiopalmo poi si risale al fatto che il motivo del cardiopalmo era proprio questa malattia mitralica che causava queste aritmie. Allora, possiamo andare avanti con le nostre slide che ci aiutano, il racconto per immagini è sempre più efficace. Assolutamente. Ecco, allora, qui stiamo già lavorando. Esattamente. Qui stiamo lavorando. Esattamente. Entriamo questo in campo. È un intervento di chirurgia mitralica mini-invasiva. Come vedete, c'è un piccolissimo buchetto all'interno del quale io inserisco gli strumenti chirurgici. E qua abbiamo già, l'immagine dell'ecografia prima dell'intervento. Questo è come prima. Vedete, okay. Esattamente, come vedete c'è questo rigurgito, e dopo l'intervento, come vedete, la valvola è diventata ermetica. Possiamo non tornare più. Indietro, rivediamo le immagini, scusate in regia, ma così restiamo, gli diamo un po' il tempo di... È andato un po' troppo avanti, sì. Così rivediamo bene, sono video ovviamente di durata breve, però... Ecco, okay, questa qui... appunto, come vi dicevo, durante l'intervento, questo, vedete, con degli strumenti dedicati, allungati, riesco a raggiungere le strutture cardiache di interesse, e c'è una telecamera, vedete, che proietta, esattamente, che proietta sullo schermo, e questo, come vi dicevo, questa è la mitrale che perde prima dell'intervento, e questa invece è la mitrale riparata, che smette di perdere, non c'è più quel rigurgito al contrario, che praticamente causa i disturbi al paziente, l'affanno e la tachicardia. In questo caso, appunto, come vedete, la valvola è completamente riparata. E se andiamo alla slide successiva, questo è un paziente che ho ricoverato recentemente. Come vedete, il torace è immacolato, sembra che non abbia avuto nessun tipo di procedura, e proprio se uno vuole buttarci l'occhio, solo sotto l'ascella di destra si vede quella piccola incisione all'interno della quale che è stata utilizzata appunto per raggiungere le strutture cardiache di interesse. Questo è un paziente, forse questa è la terza giornata post-operatoria, c'è ancora il cerotto sul collo dove abbiamo levato la linea venosa centrale, e come vedete in terza giornata si è già in piedi, si cammina per il reparto, e a distanza di 24 ore questo paziente verrà dimesso. Tornerà a casa dai propri familiari, a distanza di pochi giorni già le proprie attività lavorative o di svago, come lo sport, il viaggiare. Ecco, tutto quello che poi il paziente ha interesse a fare. E quindi, ok, poi parliamo della valvola aortica. Lei diceva prima, resterei solo qualche minuto ancora sulla valvola mitrale. Questi sono casi in cui non c'è bisogno di sostituirla, però ci sono patologie che, oppure patologie andate troppo avanti, o patologie che non consentono un intervento in situ, diciamo, e quindi dobbiamo sostituire la valvola. Quali sono le più frequenti? Allora, la valvola mitrale rappresenta sicuramente una sfida per i chirurghi, perché la valvola mitrale, come dicevo, forse nel 90-95% dei casi presenta una alterazione dovuta alla rottura di queste corde a un tessuto in eccesso, il cosiddetto prolasso mitralico, ed è un obbligo del chirurgo fare di tutto per riparare la valvola invece di sostituirla. Ed è sicuramente un diritto del paziente di cercare il chirurgo che gli riassicuri la riparazione con un'altissima probabilità, perché queste sono valvole che nella stragrande maggioranza dei casi vanno riparate. Perché?
perché la valvola riparata sicuramente appartiene al paziente, quindi non è materiale protesico, dura molto di più e non richiede la terapia anticoagulante. Invece, nel caso in cui la valvola non venisse riparata e venisse sostituita, nasce intanto il dubbio se utilizzare una valvola meccanica o una valvola biologica. La valvola meccanica dura per sempre, ma richiede la terapia anticoagulante, quindi il paziente ogni 2-3 settimane dovrà recarsi al centro di trombosi, fare il prelievo di sangue, farsi dare la terapia, e chiaramente la terapia anticoagulante può rappresentare un ostacolo, in particolare per chi fa uno sport come appunto andare a cavallo, oppure per un panettiere, per chi utilizza coltelli per esempio durante il proprio lavoro, perché diciamo, se si taglia il sanguinamento sotto terapia anticoagulante è maggiore, o anche per chi fa un lavoro dove c'è il rischio di caduta dall'alto, perché appunto cadendo, se uno fa la terapia anticoagulante c'è maggior rischio di sanguinamento. Se uno non vuole la terapia anticoagulante per la valvola meccanica, può scegliere la valvola biologica, però la valvola biologica, diciamo così, protesica, degenera più rapidamente, nel giro di 10-15 anni il paziente potrebbe tornare in sala operatoria e aver bisogno di una procedura. Invece la riparazione è quell'opzione che garantisce il massimo della performance senza terapia anticoagulante e con il maggior appunto probabilità di durare a lungo, se non per sempre. Parliamo dell'aorta, siamo più o meno già a metà della nostra chiacchierata, fra poco ci fermeremo per la pausa, però intanto introduciamo quest'altro elemento fondamentale del nostro cuore. Sì, la valvola aortica, come la valvola mitralica, è una valvola importantissima proprio perché connette il ventricolo all'aorta ascendente, che è il vaso all'interno del quale il sangue decorre e raggiunge i vari organi. Questa valvola può andare incontro appunto a due patologie: il ristringimento, che è sicuramente quello più comune soprattutto negli anziani, perché la valvola aortica può degenerare in modo calcifico, cioè può presentare delle vere e proprie incrostazioni che fanno sì che non si apra e quindi il cuore si trova a pompare sangue contro un'ostruzione, contro un muro. E questa condizione fa sì che nel corso dei mesi il cuore si possa affaticare, possa causare affanno al paziente, e la stenosi aortica può anche causare morte improvvisa, proprio perché il muscolo viene sfiancato e quindi può andare incontro a morte improvvisa. Quindi la stenosi aortica è una di quelle malattie valvolari da trattare con estrema urgenza. Ci sono due approcci: c'è l'approccio chirurgico nei pazienti più giovani, dove si usano delle valvole che durano molto di più, e poi c'è l'approccio nell'anziano, la cosiddetta TAVI, che permette di impiantare una valvola attraverso dei cateteri. Queste valvole hanno una performance non sempre ottimale, però proprio per l'età del paziente il giusto compromesso tra il trauma chirurgico e la risoluzione della patologia valvolare. Allora, possiamo tornare alle slide, perché lei ci ha preparato proprio un bel percorso guidato. Esattamente, come vedete questa diapositiva mostra la posizione della valvola aortica tra il ventricolo e l'aorta ascendente. In alto vedete praticamente la valvola bene aperta a destra, e invece in alto a sinistra vedete come quando la valvola è stenotica e non si apre completamente, quindi il cuore deve pompare sangue all'interno di quello stretto orifizio. È come quando noi vogliamo annaffiare le piante a casa, invece di lasciare il sifone aperto lo stringiamo e quindi impediamo all'acqua di venire fuori. Al tempo stesso chiaramente la valvola può essere chiusa a sinistra in modo normale. Invece altre volte, quando la valvola degenera, non si chiude in modo normale, lasciando, come vedete, quello spazio all'interno del quale il sangue torna indietro nel ventricolo, sfiancandolo. Bene, possiamo andare avanti? Esattamente, questo è appunto un momento, un tempo chirurgico, dove abbiamo impiantato la valvola a mezzo appunto di questa piccola incisione sul torace mini-invasiva. Come vedete, prendo questi filetti che mi servono per bloccare la valvola all'interno del cuore, e si utilizzano queste pistole, dato che il cuore è lontano, quindi non è più vicino, queste pistole, come vedete, per ancorare la valvola sul cuore. Alla slide successiva si vede appunto la valvola, vedete come si vede bene, la valvola biologica impiantata. In questo caso. Questa è una valvola biologica all'interno del cestello che si chiama radice aortica, e questa valvola appunto non richiede anticoagulante e basta la semplice cardioaspirina per farla funzionare. Vedete, sempre con i miei ferri lunghi vado ad aprirla per essere certo che c'è il massimo dell'apertura una volta chiusa la valvola. Quelli sono gli osti coronarici,
E questo è il risultato estetico, vedete, nell'uomo e nella donna c'è questa piccola incisione di 2 centimetri che poi va a scomparire, questa è già in seconda giornata post-operatoria, poi nell'arco dei prossimi giorni questa cicatrice va a scomparire completamente, vedete, quello è un paziente in piedi già dopo 2 giorni dall'intervento che andrà a casa nel giro di 24-48 ore, si ritorna immediatamente alla vita quotidiana a riprendere l'attività proprio perché il torace non è stato toccato. E allora, ci fermiamo, ne parliamo dopo la pubblicità. Ci fermiamo per una piccola pausa. Perfetto. Facciamo respirare il dottor Umberto Benedetto, ne ha diritto. A fra pochissimo. Perfetto, grazie. Di nuovo in studio dopo la pausa pubblicitaria, stiamo parlando di cardiochirurgia, di chirurgia mini-invasiva, delle principali patologie delle valvole del nostro cuore. Lo stiamo facendo con Umberto Benedetto, gli do ancora il benvenuto per chi insomma, avesse adesso fatto zapping e ha trovato il canale 17 delle Regione. Lui è il direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia dell'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Allora, abbiamo parlato della valvola mitrale, della valvola aortica, le principali patologie e appunto gli interventi di riparazione. Della mitrale abbiamo detto, dell'aorta forse non ho sottolineato abbastanza, un po' sempre i segnali premonitori, diciamo, che ci aiutano a capire prima possibile che forse potremmo avere un problema al cuore, poi quindi andiamo dal cardiologo velocemente. Esattamente, tutte le patologie valvolari vedono nell'affanno il sintomo principale, anche l'affanno in caso, anche nella stenosi aortica. L'affanno è uno dei campanelli di allarme principale, però a differenza della valvola mitralica che ha l'affanno come prevalente sintomo, la stenosi aortica può anche causare sincope, il cosiddetto svenimento, proprio perché questo restringimento fa sì che non arrivi sangue sufficiente al cervello, per cui si perde coscienza, e ha anche come sintomo l'angina pectoris, cioè la stenosi aortica può dare dolore toracico anche in assenza di malattia delle coronarie, che sono i vasi che portano sangue al cuore, proprio perché il muscolo cardiaco si ingrandisce, si dice, si ipertrofizza al punto tale che il sangue che gli arriva non è più sufficiente per superare questa stenosi. Per cui i 3 sintomi, si dice la triade sintomatologica della stenosi aortica, è proprio affanno, sincope e angina. Ok, allora un'altra patologia di cui ci è sembrato utile parlare approfonditamente ai telespettatori è l'aneurisma dell'aorta toracica. Che cos'è? L'aneurisma dell'aorta toracica è un ingrandimento del vaso che scorre all'interno del nostro torace e che è proprio un vaso importantissimo perché porta sangue dal cuore al resto degli organi. L'aorta toracica normalmente è in delle dimensioni di 3-3 cm e mezzo, però per diverse condizioni può crescere. Tra queste condizioni c'è sicuramente l'ipertensione arteriosa. Una delle cause più frequenti di aneurisma dell'aorta toracica è il fumo di sigaretta, perché il fumo di sigaretta attiva degli enzimi che si chiamano metalloproteasi che vanno a digerire il collagene all'interno dei vasi arteriosi, indebolendoli e quindi causando una dilatazione sotto la spinta della pressione arteriosa. Poi ci sono delle condizioni congenite come per esempio la sindrome di Marfan, che è una sindrome dovuta appunto ad un deficit di un enzima che tiene insieme le proteine del collagene, e quindi la sindrome di Marfan, come altre collagenopatie, può essere associata ad una dilatazione dell'aorta. La dilatazione dell'aorta è una condizione molto pericolosa, non tanto perché dà segno di sé quando l'aorta è dilatata, perché la dilatazione aortica può complicarsi con la rottura dell'aorta, la cosiddetta dissezione aortica, che è una condizione mortale dove purtroppo il 50% dei pazienti non sopravvive alla dissezione aortica, e del 50% dei pazienti che arrivano in ospedale solo la metà riesce a sopravvivere nonostante l'intervento. Quindi è una condizione di estremo rischio ed è per questo che in presenza di un aneurisma aortico, anche se il paziente non ha nessun sintomo, fa una vita normale, infatti nella stragrande maggioranza dei casi la diagnosi di aneurisma sono spesso occasionali, però esiste indicazione a un'oncologia cosiddetta profilattica, proprio perché se si complica un aneurisma dell'aorta toracica la complicanza è mortale in un altissimo numero. Avviene molto spesso anche in persone giovani, no? Noi sentiamo di dissezioni mortali anche in persone molto giovani. Nei giovani avviene, e spesso nei giovani riconosce proprio una causa congenita, come per esempio la sindrome di Marfan, ma per esempio il fumo di sigaretta l'anticipa molto, appunto nei quarantenni, nei cinquantenni. Il fumo di sigaretta rappresenta veramente una condizione, mi faccia dire, micidiale,
per la aorta, per la aorta, per tutto il cuore in generale, per le coronarie, ma anche per gli aneurismi della aorta. Infatti molti dei pazienti che operiamo di dissezione aortica sono tutti fumatori incalliti e quindi pagano purtroppo lo scotto due volte, lo pagano quando li operiamo per la patologia aortica causata dal fumo, ma poi anche in terapia intensiva quando dobbiamo svezzarli dalla respirazione meccanica, dal ventilatore, proprio perché i polmoni danneggiati dal fumo fanno un'estrema difficoltà poi a riprendere a respirare dopo un intervento così importante come quello della dissezione aortica. Possiamo vedere la prima slide che è, ecco, è esemplificativa di una aorta normale e poi c'è l'aorta che ha un aneurisma. Esattamente, come vedete l'aorta normale è lineare, quindi il calibro è più o meno costante lungo tutto il suo decorso, invece negli aneurismi dell'aorta toracica c'è questo spanciamento della parte iniziale dell'aorta, lì proprio dove c'è sia la valvola aortica che le coronarie, che sono i vasi che portano il sangue al cuore, e quando questo diametro, il diametro dell'aorta ascendente, raggiunge i 50-55 mm, nei giovani anche 50 rappresenta un limite secondo le linee guida correnti per un'indicazione precoce, quando raggiungo i 50 cm è ad altissimo rischio di rottura, per cui in questo caso noi chirurghi poniamo l'indicazione a sostituirla con una protesi vascolare che non richiede nessuna terapia anticoagulante perché poi viene ritappezzata dalle cellule endoteliali, così si chiamano, del torrente sanguigno, e quindi sostituiamo quel tratto di aorta ascendente con un pezzo di protesi. Abbiamo anche qui, ecco. Ed ecco qua, questo è un altro caso interessante. Questa era una signora portata alla nostra attenzione che aveva un aneurisma dell'aorta ascendente particolarmente importante, però aveva anche un altro problema che era un estremo sovrappeso, pesava quasi 150 kg e aprire il torace, aprire lo sterno a una persona che è in eccesso ponderale così marcato poi la espone al rischio di mancata riconsolidamento dell'osso sternale, al rischio di infezioni, al rischio di insufficienza respiratoria. In questo caso, come potete vedere, abbiamo anche qua fatto un accesso mini-invasivo mediante un'incisione di pochi centimetri proprio sul fianco dell'osso, quindi non abbiamo toccato l'osso sternale ma siamo andati in quello spazio, si dice, noi lo chiamiamo mini-toracotomico, quindi sul lato destro. Abbiamo avuto accesso all'aorta, l'abbiamo sostituita, come vedete quello è in alto a sinistra c'è la protesi che viene utilizzata che ha sostituito questa grande dilatazione aneurismatica, e quella è la paziente qualche settimana dopo, come vedete non solo ha una piccola incisione, non ha il torace aperto, è già andata a casa e tra l'altro devo dire anche dimagrita poi dopo quindi, l'intervento, diciamo non prima che, ma l'intervento gli ha fatto bene perché poi ha preso spunto, diciamo così, da questa condizione per perdere qualche chilo. Bene, quindi diciamo la qualità della vita è sicuramente migliorata sotto tanti aspetti. Assolutamente. Prima di andare alla cardiopatia ischemica, dicevamo appunto che purtroppo nel 50% dei casi la dissezione aortica è mortale, ma qual è l'incidenza di questo tipo di patologia? È preoccupante o... Allora no, l'incidenza della dissezione aortica è rilevante, il problema è che soprattutto nelle aree rurali dove non c'è un riscontro autoptico costante, a volte la morte improvvisa nell'anziano, diciamo così, non viene diagnosticata, uno dice un attacco di cuore, spesso diciamo così, le persone anziane purtroppo che vengono meno all'improvviso gli si dà come diagnosi un attacco di cuore, ma la dissezione spesso è la causa di questo tipo di patologia. Nelle aree appunto, diciamo così, in un ospedale all'incirca noi vediamo dalle 4 alle 5 dissezioni al mese, diciamo così, non è... Come vi dicevo, non tutte le dissezioni raggiungono l'ospedale, solo la metà raggiungono l'ospedale e come dicevo di questa metà che lo raggiunge un'altra metà potrebbe avere complicanze maggiori proprio perché i pazienti arrivano in condizioni estreme, di estremo malessere, ed è per questo che proprio nella patologia aortica c'è bisogno di profilassi, cioè la dissezione sarebbe bello trattarla prima che compare, non dopo che è comparsa, e quindi è importante, diciamo così, appunto fare un ecocardiogramma nelle persone dopo una certa età, soprattutto negli ipertesi, nei pazienti fumatori, nei pazienti che hanno una storia familiare di morte improvvisa, cioè chi ha una storia familiare di morte improvvisa bisogna sempre tenere a mente la dissezione aortica come una di quelle cause e indirizzare i familiari di queste persone purtroppo sfortunate ad un controllo cardiologico rutinario proprio per escludere che tra le varie condizioni ci possa essere un aneurisma che fino a quel momento non ha dato segno di sé. Quindi diciamo si operano all'incirca 5-6 dissezioni al mese,
ma molte di queste non raggiungono semplicemente l'ospedale, quindi c'è da fare molta profilassi, è una di quelle patologie dove la medicina di base potrebbe giocare un grande ruolo, non solo nello stimolare, diciamo così, i pazienti a non fumare e a trattarsi la pressione arteriosa, ma anche nel fare uno screening con un semplice ecocardiogramma che, come tutti sanno, non costa niente, ma permette di identificare patologie gravi proprio come gli aneurismi aortici. E allora andiamo alla cardiopatia ischemica, ancora un'altra patologia che lei ha ritenuto importante insomma approfondire, in questo caso l'incidenza è sempre rilevante. La cardiopatia ischemica rappresenta la prima causa di morte. È molto rilevante. Esattamente, la prima causa di morte nei paesi occidentali, è una patologia che fa seguito sia a cause genetiche, ma anche a fattori di rischio correggibili come l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, anche qua il fumo di sigaretta è uno dei fattori di rischio più importanti. Il sovrappeso può facilitare la comparsa di placche aterosclerotiche all'interno del letto coronarico, cioè le coronarie sono i vasi che portano il sangue al cuore, e come tutti sanno, diciamo sì, una delle manifestazioni più importanti della cardiopatia ischemica è proprio l'angina pectoris, questo senso, questo dolore oppressivo che compare sul torace, che non permette, che spezza il fiato, non permette di respirare, e che è il preludio alla comparsa di un grosso infarto, e l'infarto vuol dire che il cuore non sta solo soffrendo, ma che sta perdendo un pezzo di muscolo, e se il cuore perde un pezzo di muscolo rilevante, poi il rischio è non solo la morte improvvisa, ma anche lo scompenso cardiaco. Quindi la cardiopatia ischemica, diciamo sì, l'infarto miocardico rappresenta la causa principale di mortalità per malattie cardiovascolari, ed è una di quelle aree anche là dove c'è una forte prevenzione, sia per quanto riguarda gli stili di vita, appunto l'alimentazione, lo sport, l'interrompere il fumo di sigaretta, e anche sulla terapia farmacologica è molto efficace con il controllo della pressione arteriosa e delle dislipidemie. Allora andiamo con le nostre slide, che sono sempre molto molto efficaci. Esattamente, ecco, qua questo... vedete il cuore e vedete praticamente i vasi in questo rosso più acceso che presentano nel loro interno queste chiazze nere che sono appunto le placche aterosclerotiche che bloccano il flusso sanguigno nel suo percorso raggiungendo il muscolo cardiaco, e quindi questa interruzione del flusso sanguigno, se non è completa causa angina, se è completa causa infarto. L'intervento chirurgico per correggere questo tipo di condizione rappresenta da fare proprio dei ponti, infatti il bypass è proprio un ponte, in inglese bypass vuol dire appunto ponte, che scavalca, come si dice, che sorpassa il restringimento e porta sangue a valle del restringimento, prendendolo da siti anatomici naturali, come per esempio il bypass in mammaria, che prende il sangue direttamente dalla succlavia, dove appunto questa arteria è connessa, oppure che prende sangue da siti artificiosi, come quando si usa la vena safena, che si connette la vena safena sulla aorta ascendente. Questo intervento tradizionalmente veniva fatto appunto con la sternotomia, quindi il paziente deve essere aperto e per il prelievo della mammaria e dei bypass. Ultimamente si stanno raffinando delle tecniche mini-invasive che permettono di eseguire questo intervento senza ricorrere all'utilizzo della sternotomia mediana, e questo soprattutto quando il numero di bypass da fare è limitato, soprattutto nella parte sinistra del cuore. Quindi varia il numero di ponti da mettere. Esattamente, no? Il numero di bypass. Infatti, del danno, esattamente, della gravità del danno. Più il numero di bypass è alto, più vuol dire che la malattia aterosclerotica coronarica ha coinvolto un numero di vasi maggiore, e se c'è un numero significativo di vasi, allora ancora bisogna ricorrere alla via tradizionale, ma è sempre più frequente, anche nella mia pratica è sempre più frequente operare questi pazienti con un approccio mini-invasivo, spesso anche in congiunzione con il cardiologo, dove il chirurgo in mini-invasiva fa appunto il bypass con l'arteria mammaria e poi chiede al cardiologo di completare queste lesioni con la posizione di stent, lo stent rappresenta un trattamento alternativo alla cardiopatia ischemica, dove con delle guide si va all'interno della placca, si mette una maglia che viene dilatata, spreme la placca aterosclerotica contro la parete del vaso, ripristinando il flusso sanguigno. Quanti bypass al massimo si impiantano? Diciamo, non c'è un numero prefisso. Noi abbiamo fondamentalmente tre coronarie principali. La coronaria destra, la circonflessa e l'arteria discendente anteriore. E nella stragrande maggioranza dei casi, per i pazienti che presentano una malattia aterosclerotica diffusa,
il numero di bypass in generale da fare sono 3. Chiaramente a volte i pazienti presentano delle anatomie più ricche con appunto 4-5 bypass, anche se il numero standard di bypass che viene fatto all'incirca sono 3 bypass. Ok, andiamo avanti con le... Anche qui avevamo qualche video, sicuro? Sì. Sicuro, vero? Ecco, per... ecco qua, questo intervento di fatto a Chieti, appunto di intervento di bypass mini-invasivo, dove si vede che non abbiamo più aperto lo sterno, ma abbiamo utilizzato praticamente... il vito appunto è ritardato, come vedete, ma abbiamo utilizzato uno stabilizzatore, un'apertura molto limitata, e poi utilizziamo questo stabilizzatore per bloccare la parte di interesse del cuore dove andare ad anastomizzare la nostra coronaria. E come vedete, appunto, non c'è più l'apertura del cuore, ma vedete là c'è il cuore che batte e il bypass che è stato connesso alla superficie cardiaca. Se andiamo alla prossima slide, vedete appunto, ecco, vi ricordate inizialmente quella incisione enorme al centro del torace? Invece se uno fa il bypass mini-invasiva, l'incisione è là sotto il capezzolo di qualche centimetro, il paziente nel giro di 3-4 giorni è pronto anche egli ad andare a casa e a recuperare immediatamente la sua vita normale. Beh, davvero è impressionante, impressionante, sì, il beneficio della chirurgia mini-invasiva è impressionante. Perché abbiamo capito, diciamo, l'impatto dell'intervento, che comunque c'è, è pesante in questo caso, però poi il risultato è appunto una piccolissima è una piccola incisione, e soprattutto al di là del, diciamo sì, dell'aspetto estetico che è importante oggigiorno, cioè, sia per gli uomini sia per gli uomini che per le donne, ma il non aprire la gabbia toracica, quindi poter accedere al cuore solo a mezzo di incisione attraverso le coste, fa sì che il paziente non debba spendere 3-4 settimane aspettando che l'osso toracico si rimargini e può subito tornare a una non solo respirazione, ma un'attività fisica normale nel giro di pochi giorni. Bene, allora abbiamo fatto un ulteriore salto, l'avevamo intravisto. La robotica è il vostro futuro, no? La robotica... Per fortuna ci sarà sempre bisogno del medico, diciamolo, anche come delle altre professioni intellettuali con questa intelligenza artificiale, no? Per voi sono i robot, l'anticipazione dell'AI. Esattamente, speriamo che ci sarà ancora bisogno del medico, perché no, saremo in tanti senza lavoro. Senza lavoro. La chirurgia robotica esiste da diversi anni ed era nata in effetti con la cardiochirurgia. Chiaramente... Il cuore è un organo delicato perché batte, ci sono diversi vasi, quindi la chirurgia robotica poi nel corso del tempo ha trovato maggiore applicazione in altre chirurgie meno sanguinolente, se vogliamo così definirle, come per esempio la chirurgia urologica. Oggi il robot è tantissimo utilizzato appunto, per esempio per il cancro della prostata. La cardiochirurgia sta riconquistando nel corso degli anni quello che un po' ha perso, cioè questo primato per quanto riguarda la chirurgia robotica, e oggi viene utilizzata prevalentemente, ecco, questo è un caso, è il primo caso di chirurgia robotica, cardiochirurgia robotica che abbiamo fatto a Chieti qualche settimana fa, dove come vedete io sono lontano dal paziente, ho perso il contatto, non lo tocco più con le mie mani, ma lavoro da una console, e il paziente come vedete è circondato da questo robot che ha diversi bracci meccanici che io riesco a pilotare da una console, appunto quella che vedete nell'immagine, e mediante questi bracci meccanici riesco a operare senza aprire il torace e riuscendo a gestire delle strutture anatomiche estremamente sottili, proprio perché il robot riesce a entrare nel torace da queste piccole incisioni e lavorare con una risoluzione visuale ed una capacità di movimento spaziale estremamente... E lei vede tutto nello schermo che ha davanti. Esattamente. Se andiamo al prossimo video, vi faccio vedere un'immagine molto suggestiva, che è quello che io vedevo mentre operavo. Ecco. Vedete, praticamente si entra con gli occhi all'interno del torace. Quella è la mammaria, l'arteria mammaria che viene prelevata, e come vedete ci sono due braccetti, c'è cioè una pinza a sinistra e un elettrobisturi a destra, con il quale il chirurgo a mezzo di quegli strumenti completa il suo intervento. Ma voi avete, cioè voi cardiochirurghi avevate già queste competenze, anche oppure le avete imparate? Lei ci ha detto che appunto la chirurgia robotica è... Allora, io penso che le nuove generazioni di chirurghi, avendo a che fare con... diciamo le realtà virtuali, con i giochi, le varie PlayStation, sicuramente anche i cellulari,
hanno sicuramente questa parte del cervello che di connettere già... le mani a uno schermo molto più sviluppato, però devo dire che con un po' di dedizione non è stato estremamente difficile connettere, perché il gesto, il robot ha la, diciamo così, la capacità di riprodurre quello che tu fai normalmente alla console, riprodurla all'interno della cavità toracica. Quindi avendo questa console, come funziona? Ha una tecnologia touch, cioè quella del cellulare, no? Che noi, oppure no? No, oppure no, se voi mandate, se mandate insieme indietro il video, proprio, ecco, se mandate indietro il video di prima, vogliamo proprio farci i fatti vediamo, suoi, cioè lei cosa fa quando, ecco, questo? Allora, se, okay. Non questo, vedete all'inizio, vedete che sotto, in basso, ci sono ecco. Dei possiamo joystick. Possiamo anche fermarlo, sì, se, Luigi? Se fermate il video indietro, all'inizio del video, se lo fermate all'inizio, non qua perché non questa qui. È già torniamo la visuale. Indietro, oppure andiamo avanti e lo rimandiamo. Ecco, fermate, esattamente. Ok. Vedete, prendi il robot, la console del robot ha una... questa visiera all'interno okay. dei quali io metto gli occhi dentro e capisco dentro il torace del paziente cosa sta succedendo, ma se vedete in basso ci sono due okay. joystick. Ok, sono i joystick. Quindi le mani praticamente imbracciano questi okay. joystick e muovono le dita così come le muoverebbero, così come le muoverebbero in caso di un intervento di tradizionale. Intervento. Esattamente. Okay. E questa interazione tra le mani, la visuale estremamente potenziata del robot e il robot stesso fanno sì che uno possa seguire questi interventi con gesti estremamente precisi e con una visualizzazione che è meravigliosa, perché lei dice, appunto quelle sono strutture millimetriche, invece sì. vedete, uno le può sembra... vedere fine nello strettissimo dettaglio, si vedono addirittura, vedete, i capillari sanguigni nel loro dettaglio. Lei dice giustamente la generazione che è cresciuta con la PlayStation. È possibile. Che sarà che ancora abbia più brava. Che sarà ancora più brava di noi. È possibile. È possibile. Però poi bisogna imparare intanto a fare il cardiochirurgo. Esatto, prima di... bisogna avere prima la dedizione, esatto, appunto, di studiare esatto. prima medicina e poi prima arrivare medicina, poi... a questa tecnologia estrema e poi... come ultimo step. Però è verosimile che appunto l'interazione con i display, l'interazione col cellulare, con le varie realtà virtuali, faccia sì che i ragazzi, che i giovani chirurghi possano avere questo tipo di tecnologia di più facile accesso. Questa è una concreta possibilità. Lei che ha vissuto entrambe prima e dopo la chirurgia robotica, c'era più soddisfazione prima in intervento o dopo? Cioè si sente ancora più, non voglio dire importanti e potenti, ma insomma bravi nel proprio lavoro, no? Ma diciamo, sì, io ho una visione un po' romantica, nel senso che il contatto con il paziente è bello non solo quando uno lo incontra prima dell'intervento, perché ci si stringe la mano, a volte ci si può anche dare una pacca sulla spalla o abbracciarci, anche sul tavolo operatorio il contatto fisico con il paziente ti dà quella sensazione che stai là a proteggerlo. Il robot stravolge un po' questo paradigma di contatto con il paziente, però sicuramente ha delle enormi potenzialità, e per cui devo dirvi, trovo piacere sia nella chirurgia a fianco al paziente che con questa nuova tecnologia che ha tante potenzialità, e quindi è giusto metterle a disposizione alla fine proprio del paziente per permettergli un recupero più rapido, un impatto chirurgico minore. Il robot sicuramente questo tipo di vantaggi li ha. L'ultima domanda è un po' scivolosa, però ci ho pensato quando lei all'inizio parlava dell'endocardite, pericardite, insomma, sì. È un po' scivolosa perché è una domanda che ci facciamo tutti e gliel'avranno fatta tantissime volte. Dopo il Covid e dopo la campagna vaccinale, è vero o no che sono aumentate determinate patologie del cuore, come appunto le endocardite e le pericardite? Allora, sono già dei dati, perché chiaramente parliamo con i numeri, altrimenti non parliamo proprio. Cioè, le sensazioni, meglio evitarle nella scienza. Dei dati definitivi che hanno linkato un aumento delle patologie cardiache, come può essere la malattia ischemica, appunto l'infarto, le patologie valvolari, non ci sono dati definitivi. Ci sono due aspetti. Con il Covid sicuramente la richiesta sanitaria è aumentata, perché il Covid ha dato una grossa sensibilità sia da parte degli operatori sanitari stessi che della popolazione ad un accesso sanitario più che viene richiesto con maggiore frequenza. Quindi i pazienti arrivano alla nostra attenzione forse prima e con una maggiore frequenza.
Sicuramente il Covid di per sé ha causato, un paziente che ha Covid, il Covid scatena una reazione infiammatoria sistemica molto esacerbata e l'infiammazione è uno dei fattori alla base sia della cardiopatia ischemica, sia della degenerazione calcifica e delle patologie valvolari. E quindi non è sbagliato dire che il Covid può avere accelerato, sicuramente accelerato in alcuni pazienti la comparsa della cardiopatia ischemica o l'ha accelerato la comparsa di alcune patologie valvolari come la degenerazione calcifica della valvola aortica. Il Covid sicuramente ha causato delle condizioni di trombosi venosa, per Ecco, esempio di questo era un embolie altro. polmonari, però quello l'ha causato soprattutto nella fase acuta della malattia. Ma la verità è che le conseguenze del Covid ad oggi non le abbiamo ancora fino in fondo capite e Beh, verosimilmente ancora. ci vorranno degli anni prima che delle indagini epidemiologiche su larga scala potranno risponderci in modo definitivo sull'impatto epidemiologico del Covid rispetto ad altre malattie, non solo come l'infarto e appunto le malattie cardiovascolari, ma anche come le malattie oncologiche. È davvero passato troppo poco tempo, cioè Sì. l'epidemiologia ha necessità di un arco temporale molto più ampio per poter. Soprattutto perché le cardiopatie, le vasculopatie, appunto le cardiopatie aterosclerotiche e anche le malattie oncologiche sono malattie croniche che hanno bisogno di anni per instaurarsi e quindi c'è bisogno di un periodo di osservazione maggiore e di indagini epidemiologiche protratte nel tempo. Sicuramente è lecito pensare che il Covid, causando infiammazione sistemica, possa aver accelerato in alcuni soggetti la comparsa delle malattie cardiache e appunto, come dicevo, anche di alcune patologie oncologiche. Bene, grazie. Dottor Umberto Benedetto, davvero sa come si dice la saggezza popolare, lei insomma siamo appunto Come regioni no? Siamo cugine, prima tutti. eravamo frate, non ci possiamo mai incontrare in sala operatoria, no? Che in dialetto si direbbe meglio, ma adesso a me non mi viene. Sì, come no? Ci Spero di incontreremo fuori, ci incontreremo, oppure la invitiamo, Però se diciamo, nella proprio. nostra sala a vedere uno Esatto, dei sì, nostri a interventi. vedere, ma comunque è stato insomma importante e interessante dare un riferimento a chi pure avesse un problema, se Certo. anche ognuno di noi lo può avere domani, a orientarsi meglio e a capire, ecco, magari intanto è stato importante dare segnali sulla prevenzione, ecco. Smettere Assolutamente. di fumare mi pare di aver capito che È per chi fuma è fondamentale, è fondamentale. fondamentale. È il consiglio, il consiglio singolo che ha più impatto sulla vita del paziente, perché il fumo di sigaretta veramente, diciamo, si distrugge gli organi. Quando apriamo i toraci dei pazienti fumatori, troviamo dei polmoni neri e quel nero non se ne va ed è un nero non solo, estetico, ma anche un nero funzionale perché compromette il respiro. Espone alle malattie oncologiche. Quindi ecco, come veramente consiglio, al di là della cardiochirurgia, di interrompere immediatamente, se uno ha la forza d'animo di farlo, il fumo di sigaretta, perché fa male a sé e fa male alle persone che ci stanno vicino. Allora, la verremo a trovare in sala operatoria, va bene? L'aspettiamo, Il robot mi piace moltissimo, devo dire la organizziamo verità. sicuramente, organizzeremo sicuramente. Grazie. Umberto Grazie a voi. Benedetto è il direttore della cardiochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti e insieme a lui io vi do la buonasera e l'arrivederci. Lei ha tenuto a battesimo, diciamo così, facciamo un po' un ossimoro, l'ultima puntata di questa stagione. Benissimo, E benissimo. quindi mi dà lo slancio per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito in questa prima stagione, tantissimi e interessatissimi. Torniamo nella prossima stagione di Tre Regioni, ora ci riposiamo un po', ma naturalmente avrete l'occasione di vedere su questo canale anche le nostre repliche che la regia programmerà. Grazie ancora, dottor Grazie a voi, Benedetto. arrivederci. Arrivederci, buona serata, buon proseguimento con i nostri programmi.